Persa la leadership del campionato, contro la Vigor Lamezia l'obiettivo della Cavese era la vittoria e, in attesa di risultati favorevoli da campi di Sarno e Piraino, riconquistare la testa della classifica. Obiettivo centrato con facilità dagli Aquilotti, che ora sono nuovamente primi anche grazie alle sconfitte di Siracusa e Frattese. Ad inizio gara ho osservato un minuto di raccoglimento in onore delle vittime dell'attentato a Parigi. Con le immagini montate da Alfonso Ceruso passiamo alla cronaca della gara. Dopo 120 secondi di gioco e Danna, che è servito da De Rosa, prova a sorprendere il portiere ospite con un diagonale che si perde sull'esterno della rete. Timida la reazione della Lamezia, che al settimo sfrutta male un contropiede di Fioretti, la cui conclusione risulta di facile presa per Conti. Al 14esimo De Rosa crossa per Danna, che spedisce fuori la sfera. Il gol è nell'aria, arriva al 17esimo, De Rosa batte un corner per la testa di Danna, che questa volta accentra il bersaglio grosso e fa 1-0. Il raddoppio arriva al 20esimo, ancora su calcio da fermo. Dideo batte una punizione dalla propria tre quarti con un lungo lancio per Varriale, che aggancia la sfera. Una volta al limite batte Fazzino fuori da pali con un preciso pallonetto. 2-0 e partita chiusa per gli Aquilotti. Il primo tempo si avvia alla conclusione senza particolari emozioni, anche se al 38esimo gli ospiti vanno vicino alla marcatura. Maraucci commette un errore in disimpegno e Fioretti ne approfitta portandosi al tiro. Lo stesso centrale Aquilotto rimedia, mettendo in angolo la sfera. Sul conseguente tiro dalla bandierina, lo stesso Fioretti che di testa sfiora il gol del 2-1. Nel secondo tempo la Cavese parte bene, sfiorando subito la terza rete. Al 49esimo, su invito di De Rosa, Donnarumma se ne va sulla sinistra e crossa al centro per Danna, che di testa mette di poco a lato. Terza rete che arriva al 54esimo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Varriale. Il Lamezia risponde al 56esimo, approfittando ancora una volta di un errore in difesa di Maraucci. Fiorelli costringe Conti in angolo. Gli ospiti ci credono e al 65esimo non concretizzano per poco la palla gol più limpida dell'intero match. Lettieri ruba palla di Deo e in area Aquilotta, e da distanza ravvicinata trova i guanti del sempre attento Conti. La terza rete per i metelliani arriva a 10 minuti dal termine con Giannattasio, che recupera palla al limite con un bolide da fuori aria in sacca. Gli ospiti, ormai in ginocchio, reagiscono e provano a segnare almeno la rete della bandiera. Ci provano all'81esimo con Fiorelli, che su tiro dalla bandierina di testa mette di poco a lato. Tuttavia la Cavese fallisce in pieno recupero la rete del 4-0. Al 92esimo De Rosa batte un calcio di punizione per Del Sorbo, che di destro e da distanza ravvicinata calcia a rete, esaltanti riflessi di Fazzino. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine della contesa. La Cavese vince e riconquista la leadership del torneo, e domenica prossima, sul proprio cammino, la Cavese incontrerà un'altra calabrese. Gli Aquilotti di Mister Longo infatti saranno impegnati in trasferta contro il Rende.